Faccio sciogliere in 70 ml di acqua a temperatura ambiente 6 g di lievito di birra fresco. Unisco 100 g di farina, mescolo e ottengo un composto morbido e grezzo. Lascio lievitare a calduccio fino al raddoppio, circa 30 minuti. Trascorso il tempo, metto in una ciotola capiente 300 g di farina, 60 g di zucchero, 20 g di fiocchi di patate, praticamente il preparato per il purè istantaneo, unisco la buccia grattugiata di un limone, solamente la parte colorata e tutto il lievitino. Inizio a lavorare versando a filo in più riprese 180 ml di acqua tiepida. Infine, quando l'impasto avrà preso consistenza, unisco 20 ml di olio di semi. Continuo a lavorare energicamente fino ad ottenere un panetto. Sposto sul piano da lavoro, continuo a lavorare brevemente e arrotondo. Trasferisco nella ciotola capiente, copro con la pellicola e lascio lievitare a calduccio fino al raddoppio, circa 2 ore. Nel frattempo preparo la crema pasticcera, si può tranquillamente realizzare anche il giorno prima. Verso in una casseruola 60 g di zucchero, 25 g di maizena o amido di mais e un uovo intero. Aggiungo l'aroma vaniglia a sentimento. Mescolo e ottengo una cremina liscia e senza grumi. Unisco 250 ml di latte a temperatura ambiente. Mescolo e porto sul fuoco a fiamma dolce. Continuo a mescolare fino a quando la crema si addenserà. Ci vorranno pochissimi minuti. Trasferisco in una ciotola. Copro con la pellicola da cucina e lascio raffreddare. E ora verso in una ciotola capiente 300 ml di panna da montare già zuccherata, bella fredda di frigo. Monto con le fruste elettriche fino a quando la panna risulterà bella soda. Aggiungo la crema pasticcera ormai fredda, con la spatola incorporo delicatamente. Trascorso il tempo, l'impasto ha raddoppiato il suo volume. Trasferisco sul piano da lavoro leggermente infarinato, stendo con il mattarello e ottengo una sfoglia spessa circa un centimetro. Con il coppapasta incidi e ottengo tanti cerchi del diametro di 10 cm. Man mano li posiziono sulla leccarda da forno, distanziati tra di loro. Spennello la superficie con un filino di latte. Metto la teglia in forno a lievitare per un'ora con la sola lucina accesa. Altri bomboloni li posiziono sulla carta da forno, ho tagliato dei quadrati, questi bomboloni andranno fritti. Metto questi ultimi a lievitare sempre in forno con la sola lucina accesa per un'ora. Trascorso il tempo, metto a cuocere i bomboloni in forno già caldo e statico a 180 gradi per circa 25 minuti o fino a quando risulteranno dorati. Metto la crema chantilly nella sacca à poche con il beccuccio lungo. Friggo questi bomboloni con la carta da forno in olio di semi caldo. Rimuovo la carta da forno e lascio dorare da entrambi i lati.
scolo su della carta assorbente e ancora caldi passo nello zucchero semolato. Riempio ogni bombolone fritto con la crema chantilly. Ora che i bomboloni al forno sono pronti e sono ancora caldi, incido la superficie e riempio con la crema chantilly. Sofficissimi e super golosi, per andare incontro a tutti, ecco i bomboloni fritti e al forno. Questi sono i dolci che piacciono a tutta la famiglia, soffici, golosi con la loro farcitura, uno tira l'altro e sono facilissimi da preparare. Non posso dire che il gusto sia uguale, ma vi daranno la stessa soddisfazione. Potete farcirli in mille modi differenti, spazio alla fantasia. Si mantengono soffici per circa 2 giorni. Potete conservarli a temperatura ambiente in un sacchetto per congelo.